La variante ridurrà di 3/4 la superficie edificabile. Non solo rispettiamo la promessa di non consumare nuovo suolo, ma andiamo a ridurne l'utilizzo per attuare una vera e propria rivoluzione verde, ovvero un nuovo modo di pensare alla città, di scomporla per ricrearla più moderna e secondo il principio dello sviluppo sostenibile. All'interno del nostro territorio esistono numerose aree produttive dismesse. Incentiveremo il loro recupero, facendo edificare sul 50% della superficie, con la possibilità di sfruttarne un ulteriore 20% e ridurre gli oneri, se le costruzioni seguiranno gli standard richiesti da Casa Clima Toscana. Dobbiamo utilizzare al massimo le potenzialità dell'area artigianale di Navacchio, perché sappiamo che per le aziende la concorrenza sui costi è spietata. Puntiamo a fare dell'area un distretto energeticamente autosufficiente e con costi più bassi per alimentarlo. Come? Installando pannelli fotovoltaici sulla vicina discarica e sfruttando l'energia geotermica. Ciò permetterà alle aziende presenti e a quelle che vorranno insediarsi nell'area di pagare meno le bollette energetiche e di essere quindi più competitive. La scuola è al centro del nostro progetto come grande motore dello sviluppo personale e di crescita sociale. L'obiettivo è la realizzazione di 4 campus scolastici organizzati per aree omogenee del comune, in cui possono essere riuniti alunni e studenti di diverso ordine e grado. Un esempio per tutti? Il complesso scolastico a San Frediano. Ah, dimenticavo, il tutto è chiaramente realizzato secondo i più alti standard di sicurezza. La partita sulle aree delle ex mostre la giocheremo con strumenti nuovi. L'idea è quella di spostare le superfici edificabili su terreni di proprietà comunale e al loro posto creare vuoti urbani da riempire con nuove aree verdi, viali e parcheggi alle porte della città. Privilegiare il recupero e incentivare chi punta sulla qualità e rispetto dell'ambiente. Sul nostro territorio esistono numerose aree produttive dismesse, come ad esempio le ex fornaci. Noi incentiveremo il loro recupero, daremo la possibilità di edificare sfruttando volumetrie e superfici maggiori di quelle previste, pretendendo per questi nuovi edifici la certificazione Casa Clima Toscana. In caso contrario faremo pagare ai costruttori il doppio del valore di mercato del bene realizzato. Nel regolamento sarà inserito anche il nuovo ponte ciclopedonale sull'Arno, che ci collegherà a Vico Pisano. Stiamo concorrendo per ottenere i fondi regionali necessari a realizzarlo. Un ponte per la pace, per celebrare i 70 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Per redigere questa variante non siamo ricorsi a costose consulenze esterne, ma ci siamo avvalsi delle competenze qualificate presenti negli uffici comunali del settore governo del nostro territorio. Urbanistica, ambiente, SIT, edilizia privata hanno lavorato su tavoli tecnici integrati tra loro, realizzando la cartografia, occupandosi della revisione delle norme tecniche di attuazione e della valutazione strategica di impatto ambientale. Una rivoluzione in questo senso, un bel esempio di pubblica amministrazione giovane che funziona, perché crediamo molto in questo progetto. Il nostro non è un obiettivo, ma una certezza. Green Revolution. Cambia passo con noi.